questa, come si vede la schermata del mio cronotachigrafo. Oggi, 5 agosto 2019, sono fermo fuori Madrid, 11:40, sto lavorando ufficialmente, io sto lavorando, in realtà, vabbè, sono qualche aspetto per andare a scaricare domani. Allora, secondo il regolamento 561, non si può passare le notti, le 45 ore, quindi due notti in cabina. Le 45 ore vanno passate in luogo idoneo, quindi dove con albergo eccetera, e non qua così. Io adesso qua così ci devo passare tre notti, ne ho già fatte due, ci devo fare la terza. Se vengo colto in flagranza di reato, sono multabile. Quindi non posso fare le 45 ore. Cosa mi sono andato a inventare? Mi sono andato in paranoia con questa storia delle 45 ore. Mi sono detto lunedì, che devo stare fermo tutto lunedì, invece che riposo, faccio alcune ore come lavoro. Niente guida, il camion sta fermo, non ci sarà guida. Però io ufficialmente figurerà che lavoro, che ho lavorato. Così non ho fatto le 45 ore, ne ho fatte solo ufficialmente 24 più quelle altre che sono arrivato qui a parcheggiare sabato pomeriggio e poi dopo buona. Allora, ho fatto bene? Ho fatto male? Che ne dite? Io ho pensato semplicemente, siamo in agosto, la domenica l'ho fatta, le 21 ore che mi mancano le posso recuperare entro 3 settimane. La prossima settimana, casualmente, giovedì, è il giorno di Ferragosto, quindi è festa. Quel giorno lì, ufficialmente, sarà il giorno del recupero di queste ore qui. Elucubrazioni da paranoico, perché sono da paranoico. Bisogna che, come è passato prima il poliziotto qua a dare un'occhiata, il poliziotto fra stasera e domattina dovrebbe ripassare qua, rivedere che sto camion è fermo qui, sono 3 giorni che è fermo qua, allora incuriosirsi e dire: scusi, autista, lei cosa sta facendo qua? Ma io veramente... Ah, lei è riposato? Vediamo un po' il cronotachigrafo cosa dice. E gli risulta che io oggi ho lavorato, quindi non sono multabile. Di solito però i poliziotti tirano di lungo e lasciano perdere, non fanno le multe. L'Unione Europea ha detto appunto che le 45 ore non fatte devono essere sanzionate in flagranza, non a posteriori. La Francia faceva le multe anche a posteriori, quindi uno aveva fatto le 45 ore in Spagna, in Belgio, in Germania, perché aveva fatto, poi era andato in Francia, si ritrovava fermo a un controllo, gli chiedeva: qui hai fatto 45 ore, dove le hai fatte? Io le ho fatte sul camion, o le hai fatte da qualcuno, da qualche parente, se le hai fatte in albergo, ce l'hai la fattura, la ricevuta dall'albergo, non ce l'hai, multa, anche se l'hai fatta in Germania. L'Unione Europea dopo ha detto che per la sanzione invece bisogna essere colti in flagrante. Io la Francia ce l'ho da attraversare. Non so se i francesi hanno cambiato idea. A me è venuta sta paranoia delle 45 ore e mi sono inventato sto coso qua, sto falso qua, perché questo è un falso come Giuda. Che mi dite? Sono paranoico o ho fatto bene? Ai posteri l'ardua sentenza.